presa con il trofeo di migliore in campo, ma adesso il primo pensiero è la finale, o no? Adesso ci godiamo questa finale, è stata stasera penso una grandissima battaglia e mi devo solo che congratulare con la Spagna perché veramente ha giocato veramente bene, però noi siamo stati lì, abbiamo sofferto da squadra, questo è quello che ho ripetuto nelle altre interviste, che noi siamo squadra e si è visto stasera che fino all'ultimo rigore siamo lì tutti insieme e vogliamo, ora ci giochiamo questa finale e sicuramente vediamo come chi sarà la nostra avversaria, però noi siamo felicissimi. Senti, a Wembley ti trovi particolarmente bene, o sbaglio? Ma no, è andata bene anche stasera, ho aiutato la squadra con un gol, l'importante era quello, però più che altro ho aiutato la squadra in fase difensiva, quando c'era da soffrire tutti insieme ci siamo aiutati fino all'ultimo e questo è lo spirito di squadra e questo che ci ha portato fino alla finale. Raccontacelo quel gol, è stato particolare, è partito tutto da Donnarumma, poi però quando ti è arrivato il pallone sì, no, l'hai messo benissimo. Il gol è stato, il mister negli spogliatoi ci ha detto che queste opportunità la Spagna ce le poteva lasciare in contropiede, infatti loro hanno avuto un'azione, Gigio è ripartito subito con la palla, l'ha data a Marco, contropiede, la palla è arrivata a Ciro, ho visto che c'era una situazione di due contro due, mi sono lanciato e poi sono stato lucido per far gol. Senti, adesso bisogna veramente raccogliere tutte le energie. Scusa? Bisogna raccogliere tutte le energie e fare l'ultimo metro perché l'Italia è lì ormai. Come dice il mister, dobbiamo fare un centimetro alla volta e anche la prossima partita sarà un centimetro alla volta per tutta la gara. E c'è da recuperare, ma saremo pronti per questa grande partita.